Sì, l'idea è stata un po' concertata con l'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Bologna, a cui sigla ISREBO, e si voleva in qualche modo nel 30° anniversario non solo ricordare, ma cercare di riportare un pochino alla città chi non c'era, chi c'era, chi magari era distratto in questi anni, si era dimenticato cos'è stato il 2 agosto 1980 per la città, ma per tutta la storia italiana. E quindi il fotografo Martino ci ha proposto di fare delle fotografie ai sopravvissuti, con l'idea proprio che questi fossero testimonianza, potessero portare la loro testimonianza di questo avvenimento, con tutto quello chiaramente che poi ha portato con sé questa strage che ha colpito la città, appunto. Sono 12 pannelli che verranno appunto esposti in sala borsa, all'ingresso di sala borsa. Abbiamo due pannelli, diciamo, storici, in cui vengono un poco raccontate, per chi magari non sa, non si ricorda, cosa è successo il 2 agosto 1980. E poi gli altri pannelli sono invece dedicati ai testimoni, appunto, e ogni testimone ha a fianco a sé la foto di un oggetto, di qualcosa che ricorda quel giorno. Quindi non so, ad esempio c'è una persona, un signore ormai, che allora era un ragazzino, che ha il suo skateboard, oppure chi ha il suo cappello da ferroviere che indossava il 2 agosto, in modo che la memoria sia anche simboleggiata da questi oggetti. C'è Marina, che era una ragazza che lavorava alla Cigar, che era così in questi uffici che stavano sopra la stazione, ha tenuto ad avere a fianco a sé, alla sua foto di adesso, la foto delle sue colleghe che invece sono morte. C'è un pannello, va bene, introduttivo, in cui si dà conto del perché di questa mostra e si dà conto anche di chi ha finanziato, sponsorizzato, lavorato a questa mostra. Le risorse sono in effetti un grosso problema. L'Istituto Storico Provinciale della Resistenza è un istituto che non ha grandi finanziamenti, ma ha creduto fino in fondo in questa mostra, quindi ha messo quello che ha potuto. La cooperativa Ansaloni ha dato un contributo che ci ha permesso di stampare, di fare realizzare, come dire, fisicamente questa mostra, e poi noi ci abbiamo lavorato con tutto il nostro entusiasmo, consapevoli che è un lavoro che si fa perché ci si crede.